Buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, eccoci qui. Allora, un po' dappertutto, devo dire, sulle prime dei quotidiani di oggi, un tema, certamente andremo ad affrontarlo poi più tardi con il vicepresidente del Consiglio Salvini. Leggiamo dal Corriere della Sera: migranti, frenata di Berlino. Salvini, no ai rientri, aeroporti chiusi. Si era parlato di voli charter in partenza da Berlino per riportare in Italia, secondo quanto previsto dal Trattato di Dublino, dei migranti. La Germania dice poi, al termine di una giornata abbastanza convulsa, nessun charter a breve. Allora, come stanno le cose, Davide? Dunque, il Trattato di Dublino è in vigore da anni, però adesso ne sentiamo parlare adesso di questa questione dei charter, perché i giornali fanno un po' nelle vignette, un po' con i titoli, riferimento alla signora Merkel. È un riferimento sbagliato, sì, certo, il governo è quello della signora Merkel, ma l'iniziativa è il ministro degli interni, Seehofer ha, peraltro, diciamo così, tra le altre, a parte che questa è la sua posizione, su questo ha duramente criticato la signora Merkel, ha invocato una politica più dura nei confronti dell'immigrazione. Su questo ha anche raccolto il consenso del governo italiano, l'amicizia, le fotografie, gli abbracci con il ministro degli interni italiano Matteo Salvini. C'ha anche in corso una campagna elettorale molto delicata nel quale spera di prendere qualche voto in più, e questo è il risultato, cioè rimandiamo la gente in Italia. Ovviamente, visto dal nostro punto di vista, uno dice: no, ma che stai dicendo? Noi abbiamo il problema di gestire quelli che irregolarmente sono entrati in Italia, e sono entrati in Italia perché pensano di entrare nell'Unione Europea, ci manca solo che ci rimandi indietro le cose. Ma questo è il risultato. Quando abbiamo continuato per mesi e mesi a dire: guardate che i neonazionalismi europei sembrano simili e forse alleati, ma se solo prendessero piede, prima o poi si prendono ammazzate fra di loro, perché ovviamente incarnano interessi inconciliabili. Questo tema dell'immigrazione, se lo si vuol gestire, una soluzione gliela si vuol dare, non può che avere una soluzione continentale. Tutti questi leader nazionalisti o semi, diciamo, nazionalisti finiscono col andare in direzione opposta. Davide, gran parte degli italiani, almeno secondo i sondaggi, sarebbero d'accordo, diciamo, con questa posizione, tant'è che Libero titola: i profughi se li tenga la Merkel, Salvini chiude pure gli aeroporti. È una semplificazione che non aiuta, diciamo, come hai bene descritto tu in questo momento, la verità delle cose. La pancia della gente rischia di portare il governo a fare scelte controproducenti o no? Ma sai, la pancia di ciascuno di noi reagisce a quello che la bocca ci mette dentro, voglio dire, quindi se tu continui a mangiare roba avvelenata, garantisco che la pancia si sentirà male. La Merkel non c'entra niente, ripeto, per il semplice ragione che fin qui non abbiamo avuto questo problema. È l'indebolimento della Merkel, festeggiato dai quotidiani e dalle posizioni di chi aveva in odio o in antipatia il governo tedesco, questo è il risultato. Sì, quelle posizioni lì rendono tutto molto più complicato, perché illudono ciascuna delle pance popolari del fatto che si possa risolvere la questione semplicemente chiudendo il proprio paese al resto del mondo. Si informino le pance che questa è un'ipotesi che ha una realizzabilità pari a zero. Dicevamo, questa mattina abbiamo sollecitato i nostri ascoltatori sulla questione reddito di cittadinanza. È uscito molto spesso il tema del lavoro nero, che insomma potrebbe essere una delle vie percorse fino ad oggi e che potrebbe essere smantellato proprio con il reddito di cittadinanza, o questa è l'opinione di qualcuno. In realtà c'è un'inchiesta molto bella sul Corriere stamattina della Gabanelli con Paolo Foschi: più lavoro nero e meno ispettori. Molti hanno scritto stamattina che mancano i controlli. In realtà i numeri sono proprio questi: nel 2017 il sommerso è arrivato al 19,5% del PIL, gli incassi dell'attività di vigilanza invece sono calati, controlli a sorpresa praticamente impossibili, dicono appunto, dopo la riforma del 2015. Parlacene un po', Davide. Beh, io faccio due osservazioni. Adesso, come tutti i fenomeni di sommerso, di irregolarità, le percentuali sono delle stime, ovviamente, come l'evasione fiscale, perché se sapessi esattamente a quanto ammonta, evidentemente non esisterebbe. Però ho l'impressione che più o meno siamo lì, siamo nell'intorno del 20% del nostro mercato interno, che ha a che vedere come percentuale sul prodotto interno lordo e sulla quantità di persone che ci lavorano e lavorano in nero. Allora, faccio due osservazioni. Primo, se questi sono i controlli, una nuova forma di assistenza
ai bisognosi rischia di ancora una volta di andare verso i non bisognosi. Noi lo sappiamo già che funziona così. L'esenzione, per esempio, per dire una, l'esenzione dalle tasse universitarie degli studenti figli di famiglie bisognose è stata una idea apparentemente socialmente utile che ha favorito molto le iscrizioni dei figli degli evasori fiscali. Questa è la triste realtà quando i controlli non funzionano. Però come non è la seconda osservazione, come non funzionano i controlli, però qualche volta non funzionano neanche le regole, le norme. Se io ho un mercato interno in cui all'incirca il 20% si muove nell'irregolarità, c'è qualcosa che non funziona anche nella regolarità. L'irregolarità deve essere repressa, non vorrei essere frainteso, non è un fatto negativo, è un fatto odioso, insopportabile, impossibile da andare avanti, perché se c'è un'economia sporca, nera, finisce inevitabilmente con danneggiare quella sana. Ma se arriva a quel 20%, forse io sto cercando di utilizzare delle regole per stabilire chi è sano, che finisce con l'ammazzare chi è sano e lì vanno a sopravvivere nel nero. Troppi vincoli. Allora, anziché andare incontro a più vincoli per riuscire a giustificare più assistenzialismo, preferirei meno assistenzialismo con meno vincoli, ma mi rendo conto di andare totalmente controcorrente. Torniamo sul tema immigrazione per un pezzo ospitato oggi al centro pagina sulla verità di Maurizio Belpietro. Ricorderete il caso di Riace. Bene, Belpietro titola: non solo Riace, ogni giorno 7 nozze finte. Si legge nell'occhiello: il 15% dei matrimoni misti, 2700 l'anno, combinati per aggirare le leggi sull'immigrazione. E poi viene scritto sulla verità: non solo immigrati in cerca di regolarizzazione, spesso a dirsi sì sono gli anziani e le loro badanti che puntano alla reversibilità. È uno spaccato di società preoccupante o no, Davide? Mi preoccupa molto l'idea di dover indagare uno per uno, diciamo, le ragioni interiori delle unioni in Italia, ivi comprese per esempio le unioni civili per quel che riguardano gli aspetti relativi alla vita in comune, per esempio se domani ci dovesse essere un'apertura sulla reversibilità della pensione e quant'altro. Uno Stato civile si dedica a stabilire le regole che tutti devono rispettare, cercare poi di indagare le ragioni per le quali tu utilizzi quelle regole è roba da Stato, diciamo, teocratico, che francamente mi risparmierei. Quello che questo articolo e anche altri pezzi su altri giornali richiamano sono le manifestazioni a favore del sindaco, della sua apertura e del come ha fatto le cose a Riace, come naturalmente ci sono gli oppositori. Naturalmente nei tribunali non valgono né i cortei né il consenso né l'animo con cui ti sei mosso. Vale, se hai rispettato o non hai rispettato la legge, quanto grave è l'eventuale non rispetto. Ecco, ma per questo occorre aspettare una sentenza, non aprire un dibattito. Tra l'altro, Fulvio Giusi, una volta la disobbedienza civile da Don Milani a Marco Pannella era plateale, veniva fatta davanti alle telecamere, era una testimonianza, diciamo così, simbolica. Oggi nel caso di Riace viene fatta quasi di nascosto. Sì, devo dire, è il mito di Antigone, no? Che, diciamo, si batté contro le leggi, però poi successivamente andò incontro alla punizione, diciamo così, con convinzione, perché questo era Antigone. Però osservo che al momento, da quel che mi sembra di capire della difesa, il sindaco dice di non averle violate le leggi. Ma è un dibattito fesso, vorremmo una sentenza. A Davide vorrei girare anche il particolare editoriale della Repubblica di questa mattina, del direttore Calabresi: noi continueremo a raccontare la verità, riferimento ovvio agli attacchi durissimi del ministro del lavoro Di Maio. Come hai letto questa, che, diciamo la verità, non è una novità assoluta ancora una volta, eh? No, di parole non del tutto, diciamo, equilibrate da parte di chi governa sul relativo alla stampa, ce ne sono sentite diverse volte nel tempo. Stampa che la cui libertà va difesa, così come anche la libertà di dire cose inesatte, e da parte di altri la libertà di criticare le cose inesatte che sono state scritte o dette dalla stampa. Questa è la normalità. Io non credo che in Italia ci sia stato in passato e ci sia oggi alcun rischio relativo alla libertà di stampa. La libertà di stampa comincia a correre serissimi rischi quando non solo chi governa, cioè chi ha il potere, ma chi fa giornalismo, chi fa informazione e le persone, i cittadini che ascoltano, cominciano ad avere in odio o in antipatia la libertà. Questo non è ancora la realtà del nostro paese, né credo possa divenirlo
in questo secolo, grazie al cielo. Senti Davide, però scusa, una suggestione su questo argomento. Repubblica, a differenza di altri quotidiani in Italia, si è sempre dichiarato, anche se insomma lo ha fatto con, come dire, la solita diplomazia, un giornale partito. Da Eugenio Scalfari in poi e il giornale ha sempre sostenuto delle tesi politiche a differenza di altri. Non pensi che questo abbia compromesso in parte l'autorevolezza di questo quotidiano? No, non è un giornale, non è stato mai un giornale partito, è un giornale con una precisa linea politica, a scanso di equivoci, per la precisione non ho quasi mai condiviso, ma insomma, ha sempre avuto una precisa linea politica, una preferenza. Non è che gli altri non ce l'abbiano, forse diciamo così, la presentano in maniera diversa, diciamo, volendosi dare più per equilibrati, ma questa grande differenza non la vedo. La differenza sostanziale sta nella qualità dell'informazione, nella capacità di indicare agli lettori quali sono le informazioni che hanno maggiore peso, e in questo devo dire l'insieme del giornalismo italiano, la qualità dell'informazione italiana non mi entusiasma proprio per niente, perché il fatto di vedere i giornali del giorno dopo riecheggiare i titoli prima delle televisioni del giorno prima e adesso dei siti di qualche ora prima nella notte non è una dimostrazione di grande indipendenza e sagacia intellettuale. Davide, grazie, grazie naturalmente come sempre, ci ritroviamo domani mattina puntualmente intorno a quest'ora, buon lavoro. Grazie a voi e buona radio a tutti.